Marò, mi sento proprio... No, mi sono spaventato pure io, non mi credete che lo facevo io stesso, ma ha detto... Dedichiamo un brano al Ciuccio, ma noi saremo solo un umile strumento nelle vostre mani, perché il Ciuccio in realtà lo canteremo tutti insieme. Rifaccio la domanda che ho fatto anche all'inizio e la signora mi ha risposto: quanti di voi non hanno mai sentito il Ciuccio? E se basta, cioè, se avete qualche problema proprio in famiglia, una generazione perché... e non è possibile, se un uomo e poi facciamo una lezione intensiva e spiegheremo anche il Ciuccio. Bah, il resto lo conoscono tutti. Sapete cosa fare? Cioè, quando c'è e ciù, tutti quanti con un bello starnuto, lo proviamo, lo starnuto dal mio 3, 1, 2, 3. No ragazzi, ne siamo 450, lo starnuto lo facciamo o lo facciamo, mi rendo conto che quelli sotto in platea non sono felicissimi di questa cosa. Io lo so, mi metto nei vostri panni, fortunatamente sono da quest'altra parte, però voi lo farete facendo un passo indietro, così, e ciù, fate un po' più indietro, l'unico che lo può fare tranquillamente è il sindaco, non ci stanno i ciuccioli sotto, e quindi voi, signor sindaco, anche la signora, fate quello che volete. Sì, il signore con gli occhiali, sposta o non si sporca, togli, no, non mi preoccupo, insomma. E quando c'è il brano? A voce cade neva. Stop, bravi, bravi, possiamo fare di meglio, ma va bene, eh? Non la posso scusare. Abbiamo inserito altre due cose. Abbiamo inserito il raglio, e il raglio lo dovete fare come si fa. Il raglio nasce da qua. Bravo, dal diaframma. Si dica il diaframma, quelli chissà che pensano. Qua, diaframma. Il raglio è... insieme il raglio, 1, 2, 3, a poco è morto Giuccio, però un raglio un po' più cazzo del pippato, su, dai. Beh, ma se vi volete aiutare lo potete fare anche con le mani, va bene, al mio 3, 1, 2, 3, va benissimo. Ultima strofa, si piange il Ciuccio. A questo punto, bravo, c'è la catarsi interiore di chi canta, e a questo punto, sì, la catarsi, non il cataro, se uno si spaventano sempre, non c'è niente. La catarsi interiore di chi canta, e a questo punto la catarsi porta al pathos, e non è una parolaccia, al pathos. Il Ciuccio lo piangiamo tutti insieme, ma lo dobbiamo piangere. Pathos anche quello, mentre il lo prende dal diaframma, il pathos un po' più giù. Dovete sentire un fatto che sale, capito? Che sale. Da qua è il pathos. Al mio 3, pathos, e dobbiamo proprio piangere. Tutti qua, tutti qua, 1, 2, 3. Quello che facciamo noi, però mi raccomando, seguite soprattutto la catarsi. Aspetta Luciano, chi è? Luciano, sì. Insomma, è salito troppo basso tutti. No, perché noi poi siamo così, noi siamo viscerati, non è che noi veniamo qua, cantiamo, suoniamo, noi ci divertiamo, ma ci divertiamo con il dolore dentro, soprattutto per il Ciuccio, povero Ciuccio. Buon assaggiato, madame, messie e signori, di terrazzare con voi un Ciuccio. Mi raccomando, siamo le televisioni, non ci fate fare una brutta figura, ma che la mandano in onda. Il Ciuccio deve essere fatto. Mi hanno detto di dirti di fare cosa. Che devo fare? Non lo so che cos'è, ma... Sono i 11. Ah, sono le 11. Vabbè, il teatro fino a che ora non ce l'abbiamo? Fino a mezzanotte. 11 e un quarto.
Sì. 11:30. Sì. Ah, fine di 11:30, ce l'avevamo già lì. Vabbè, vabbè, vabbè. Il custode se n'è già andato. Sì. Signori, il ciuccio, mi raccomando, se no lo dobbiamo rifare. Vai. Quando sono aiutato a dire